Siamo all'Hotel Internazionale Santa Margherita di Brindisi, dove oggi si teneva questo incontro del movimento spontaneo nato in rete SOS Rinnovabili, di cui tu sei un attivista, giri tutta l'Italia. Mi racconti qualcosa di come è nato questo movimento? Questo movimento nasce per rispondere a un'esigenza drammatica. E di fatto noi di colpo il 28 febbraio, noi del settore delle energie rinnovabili, siamo stati travolti dal decreto Romani, che è un decreto che sostanzialmente dall'oggi appunto al domani manda a casa 150.000 famiglie. Quindi nella disperazione di quel momento, non sapendo che cosa fare, abbiamo cominciato a scriverci email dicendo: ma che facciamo, cosa non facciamo? È venuta l'idea di dire: scriviamo alle istituzioni, mandiamo email al Presidente del Consiglio, ai ministri. E si è detto: ma come facciamo a contare quante email sono? Diciamo: ma mettiamo un indirizzo in CC in maniera tale da sapere quanti siamo. E così è nato info@sosrinnovabili.it. Ebbene, in una settimana sono arrivate 50.000 email a info@sosrinnovabili, che è diventata una mailing list importantissima. Abbiamo aperto la pagina Facebook, dove oggi ci sono 25.000 persone. Ed è successa una cosa incredibile, cioè ciascuno dà il suo contributo, ormai qualunque cosa succede dopo un secondo è nella rete, al che si è detto: vabbè, ma allora diamoci una struttura anche territoriale. E quindi le persone si sono candidate per fare i coordinatori, credo che oggi ne siano più di 500 in tutto il paese, hanno detto: vabbè, allora cominciamo ad organizzare degli incontri locali di SOS Rinnovabili. Abbiamo fatto a Torino, a Padova, a Catania, ad Arezzo, oggi qui a Brindisi. Lo facciamo a Lamezia Terme, a Bolzano, a Varese, a Salerno. Abbiamo fatto una grande manifestazione nazionale, che forse è stata la più importante del mondo delle rinnovabili da quando esiste, al Teatro Quirino a Roma, con 2.000 persone presenti e 7.000 collegate via web. E stiamo cercando di usare il web nella maniera più innovativa, perché oggi è l'unico modo con cui gente comune, giovani, riescono a trasferire le informazioni e a tenersi in contatto, perché la stampa è difficilissima da raggiungere, la televisione nemmeno ve lo dico, e quindi per noi l'unico modo è usare le web TV e avere, credo che abbiamo le testimonianze di oltre 250 persone, imprenditori, lavoratori, ambientalisti, che hanno lasciato un contributo che abbiamo messo sul nostro sito www.ssrinnovabili.it, in cui chiunque può aderire, partecipare al movimento e cercare di far sì che questo settore si salvi, che questa spinta democratica verso l'energia pulita e condivisa non venga distrutto così per decreto fra l'altro anticostituzionale. Pensate che abbiamo scritto oltre 15.000 email e fax al Presidente della Repubblica, che ci ha risposto dicendo che l'incostituzionalità non la può sanzionare lui, deve sanzionare la Corte Costituzionale, però esortandoci a far sentire la nostra voce, a far valere le nostre ragioni. Oggi abbiamo cominciato i primi ricorsi giurisdizionali con 1.500 aziende che si sono dette disponibili a firmare, a fare un'azione legale contro il governo. Insomma, noi la nostra voce la vogliamo far sentire. Noi siamo stati contattati dal vostro sito SOS Rinnovabili per intervistare e chiedere le testimonianze di alcuni imprenditori. Prima ho intervistato più di qualche operaio, anche qualcuno molto arrabbiato con questa situazione. Ti senti soddisfatto dell'incontro di oggi? Io sono contento perché ci siamo ritrovati persone per bene e oneste che vogliono difendere il loro futuro e il loro lavoro. Allora, questi per noi sono dei punti di partenza. Noi dobbiamo far sì che le persone che vengono qui a loro volta trasmettano il nostro messaggio e facciano capire al paese che se oggi veniamo spazzati via noi, domani sarà un'altra categoria a essere spazzata via. Questo è il motivo per cui, per esempio, domani sabato andiamo in piazza a Roma e ci uniamo a quelli che manifestano per l'acqua pubblica e quelli contro il nucleare, per dire: attenzione che qui c'è un paese che vuole democrazia e non siamo solo noi 150.000 del fotovoltaico, è una cosa molto più ampia. Grazie.